Sarà la figura del compositore pesarese Gioachino Rossini, in onore di Pesaro Capitale della Cultura 2024, il leitmotiv delle iniziative pensate quest'anno dalla Regione Marche per la Borsa Internazionale del Turismo che si svolgerà a Milano all'Allianz Mico. Torna infatti dal 4 al 6 febbraio una delle fiere internazionali più importanti del settore, dedicata sia agli operatori che ai viaggiatori. Il programma completo delle iniziative è stato presentato nel corso di una conferenza stampa con il Presidente della Regione Marche e Assessore al Turismo Francesco Acquaroli, il Direttore dell'ATIM Marco Bruschini, il Direttore dell'Accademia del Tartufo Giuseppe Cristini, una rappresentanza degli chef stellati marchigiani dell'iniziativa Firmamento Stillato e una rappresentante dell'Unione Regionale Cuochi Marche. Una delle fiere più importanti a livello internazionale, è giusto essere presenti, è giusto anche continuare a promuovere il nostro territorio, le straordinarie bellezze e la capacità di intercettare nuovi circuiti internazionali. Speriamo in una continuità, un trend che ci vede in crescita, una tendenza, soprattutto ci aspettiamo la destagionalizzazione. Gioachino Rossini, Pesaro Capitale della Cultura, sono sicuramente fattori che possono incidere molto positivamente sulla riconoscibilità di un territorio come quello marchigiano e la specificità, la peculiarità della nostra regione. La continuità nel intercettare questi circuiti che non ci conoscevano, la capacità di essere presenti su palcoscenici importanti e anche la volontà e la determinazione di puntare su un settore che nella nostra regione ha tante potenzialità ma non è stato mai interpretato fino in fondo. La nostra enogastronomia è uno di quei fattori che ha un potenziale enorme anche per le biodiversità, per le eccellenze, e credo che vada valorizzato molto di più rispetto a quello che è stato fatto in questi anni, mi riferisco chiaramente nei decenni precedenti. La nostra è una potenzialità simile a quelle regioni che hanno fatto intorno all'enogastronomia e alla cultura un brand noto in tutto il mondo. Noi eravamo un po' più indietro, stiamo cercando di recuperare associando al territorio la cultura, l'enogastronomia, il benessere, la qualità della vita e anche credo il cosiddetto paesaggio che ci rende chiaramente famosi in tutto il mondo. Pensiamo a leopardi, ma non solo a leopardi. Ora, tutti questi fattori vanno sicuramente uniti al turismo balneare, a tutte quelle che sono le altre specificità del turismo, però credo che con queste variabili noi possiamo dare un valore aggiunto. Fittissimo il programma di eventi e tavole rotonde, i temi scelti dalla BIT per l'edizione 2024 sono particolarmente in linea con l'offerta turistica marchigiana, sostenibilità, esperienze autentiche a contatto con la natura, attraverso ciclovie panoramiche, cammini suggestivi e percorsi enogastronomici. E ancora cultura, ambiente, città d'arte, rassegne e mostre, rilancio delle aree interne e iniziative sulle località rivierasche. La BIT è sempre una fiera estremamente importante, le Marche saranno con uno stand nuovo sulla base di quello che avevamo fatto al TTG, uno stand un po' più piccolo di quello dell'altro anno, siamo passati da 480 metri quadri a 320, ma abbiamo mantenuto gli stessi operatori, quindi questo è molto importante perché noi siamo sempre attenti molto a quello che vogliono le imprese del settore del turismo. Ma abbiamo raddoppiato il soppalco, quindi avremo un soppalco di circa 90 metri quadri che sarà dedicato nella giornata del 4 al Firmamento Stellato. Quindi gli chef stellati faranno dei menù sulle ricette rossiniane, perché quest'anno è Pesaro Capitale della Cultura, quindi l'altro anno il nostro personaggio di punta era ovviamente Giacomo Leopardi, quest'anno sarà invece il grande musicista Gioachino Rossini. Il 5 avremo i Cuochi delle Marche, che faranno invece un menù classico delle Marche. Grande attesa proprio per i menù ispirati a Rossini, famoso nel mondo per le sue opere, ma anche per il suo eccellente buon gusto a tavola. Io e i miei colleghi stellati, sei in particolare, siamo sei, presenteremo un menù rossiniano. Quindi, visto che Pesaro è la capitale italiana della cultura, ci hanno chiesto di improntare, di fare un menù per questo evento in cui si rivisitano i piatti di Rossini, i piatti cari a Rossini, e ognuno di noi ha rivisitato un suo piatto, così la faraona, così l'insalata e così via.
e cercheremo di rappresentare al meglio la nostra regione e cercheremo ovviamente di fare come sempre del nostro meglio per rappresentare, per far capire quanto sia importante la cultura marchigiana, pesarese nel mondo. Presenteremo il Vincesglasso alla Maceratese, STG, che è un vanto della nostra regione, poi un piatto dedicato a Pesaro, dedicato quindi a Rossini, è una faraona appunto alla Rossini, che è un piatto di faraona con la sua salsa e accompagnato da un cubo di quinto quarto e dei funghi, un piatto appunto dedicato al compositore Rossini. Sapete tutti quanto fosse alto l'interesse di Rossini per la cucina e per la gastronomia.